Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e bentornati in un nuovo video. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Prima di iniziare vi consiglio di andare sul mio profilo Instagram @andrerati, perché è attivo un free giveaway di una maglia Thrasher. Vi lascio qua l'immagine della maglia, il vincitore sceglierà la sua taglia, ci mettete solo un minuto, è tutto gratuito. E questo free giveaway finirà il 10 aprile, quindi sbrigatevi. Prima di iniziare davvero col video, un'ultima cosa, perché a molti ha turbato la vista questo green screen, che alla fine io ho messo per fare dei video un po' più professionali, però ad alcuni non è piaciuto. Quindi lasciatemi nei commenti la vostra preferenza, se preferite avere il green screen con dietro un'immagine, magari un'immagine diversa rispetto a questa mensola, oppure se secondo voi è meglio toglierlo e quindi avere questa immagine qua, questa qua. Quindi scrivetemi nei commenti la vostra opinione. Ora iniziamo davvero col video, che come avete letto dal titolo, oggi si parlerà del perché una felpa di Gucci, Balenciaga o comunque alta moda costa così tanto. Perché io leggo molto spesso nei gruppi Facebook o comunque nei commenti di YouTube gente che dice: eh sì, ma Gucci una felpa così costa 5 euro, e poi la vendono a 1000 e si intattano 955 euro, che non è vero. Ovviamente il prezzo è alto e ci guadagnano molto sopra, però la loro spesa su una felpa non è solo 5 euro. Loro non guadagnano il 95-97% su una felpa, ma comunque hanno un guadagno grosso, no? Sarebbero aziende multimilionarie o anche miliardarie. Quindi ora vediamo step by step come mai costano così tanto queste felpe, o comunque le maglie, o anche la pelletteria. Quindi partiamo subito dalle felpe. Ora prendiamo un esempio, questa felpa qua di Gucci, che costa sui $1300, quindi circa 1000 euro. Poi in America costa di più, perché là devono pagare delle tasse per l'esportazione, come noi in Italia magari abbiamo le Vans che costano di più e all'estero costano di meno. Là in America è l'opposto, sull'alta moda. Gucci è un'azienda che va a comprare il cotone, non ha fabbriche che cuciono direttamente il cotone, non sono proprietarie di queste fabbriche. Ma Gucci cosa deve fare? Deve mandare della gente a scegliere il cotone, a sentirlo, perché sembra una cazzata, ma un cotone di una maglia da 250 euro rispetto a una maglietta da 30 euro è ben diverso, ma molto diverso, eh. Quindi già qua Gucci deve pagare questa persona che sceglie il cotone. Dunque questa persona va, sceglie il cotone, e poi le fabbriche che producono questo cotone glielo vendono a un prezzo maggiorato. Quindi se la fabbrica magari lo paga 2 euro al metro, a Gucci glielo rivende a 4 euro al metro. Poi Gucci deve cercare una fabbrica che gli cuce le felpe e gli fa la stampa sopra. Quindi se a questa fabbrica gli costa magari, non lo so, facciamo una cifra indicativa di 50 euro, a Gucci questa fabbrica, per farci il ricarico sopra ovviamente, perché le fabbriche non è che lavorano gratis, gliela vende a 100 euro. E questo è il costo di produzione che paga Gucci per il prodotto. Quindi Gucci comprerà questo cotone al metro, che magari per una felpa ne servono 2 metri per 70 circa, per farci saltare fuori una felpa, e si appoggerà a queste aziende sparse per l'Italia, appunto quando deve produrre in Italia, perché poi nella maggior parte delle volte le felpe, quelle made in Italy di grandi marche, sono fatte da cinesi, sono cucite da cinesi. Però siccome la fabbrica è in Italia, è un prodotto made in Italy. Ciò non toglie che i prodotti sono fatti comunque bene. Infatti c'è qualcuno anche che gestisce il controllo qualità, e anche quello dovrà essere pagato dall'azienda Gucci, dall'azienda Balenciaga. Ma i cinesi vengono scelti perché hanno una capacità lavorativa assurda, infatti non si stancano mai. Dopo che queste fabbriche a cui si è appoggiata l'azienda hanno prodotto questi pezzi, lo rivenderanno a questa azienda a un prezzo maggiorato, perché anche le fabbriche devono pagare i dipendenti, devono pagare l'affitto, eccetera eccetera eccetera. Quindi anche qua c'è un ricarico, ed è anche questo uno step molto importante per il quale la felpa man mano va ad elevare il suo prezzo, fino ad arrivare a un listino di X euro. Arriva a decidere il prezzo di 1000 euro tenendo in conto ovviamente che dal guadagno di quella felpa ovviamente dovrà pagare pubblicità, dovrà pagare i dipendenti, dovrà pagare i commessi, dovrà pagare questo, quest'altro, quest'altro ancora. Quindi ci sono molte spese, ovviamente non tutte da una felpa. Dal guadagno di una felpa una piccola percentuale va a ogni cosa, sarà davvero piccola come percentuale, però è sempre una percentuale che influisce sul guadagno che avrà poi davvero Gucci in tasca. Poi ci sono ovviamente le tasse da pagare, ci sono davvero tante 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 cose che noi che non lavoriamo per Gucci o per Balenciaga YYZ non possiamo sapere. E per arrivare a 1000, cosa fa questa azienda? Mette un ricarico sopra che si chiama markup, e questo markup è una percentuale, si misura in percentuale di solito, ma verrà deciso in base a quello che poi dovrà pagare l'azienda, quindi si regolerà su quello che dovrà pagare tra pubblicità, e dovrà pagare ovviamente anche il designer, che ora come ora per Gucci Alessandro Michele, che anche lui dovrà ovviamente essere pagato. E dunque in base a tutte queste piccolezze, che magari la gente normale non ci pensa ma ci sono, decide appunto questo markup e quindi questo ricarico. Ovviamente però Gucci non vende esclusivamente nei suoi
negozi monomarca in tutto il mondo, ma sono anche negozi multimarca che vendono appunto Gucci, Balenciaga, eccetera. Ma loro ovviamente non vanno a pagare 1000 euro una felpa, sennò che guadagno avrebbero. Ma ci sono proprio dei buyers, che tradotti in italiano sono i compratori dei vari negozi, che vengono mandati nelle varie fashion week in giro per il mondo e nei vari showroom di queste aziende di alta moda. Loro comprano questi prodotti spendendo ovviamente meno. Ovviamente questi buyers pagano molto meno e pagano un wholesale, si chiama, che sarebbe il prezzo che l'azienda di alta moda decide per i vari buyers. E se solitamente il prezzo, il wholesale, su una felpa da 1000 euro venduta dall'azienda nel suo negozio monomarca nel mondo è sui 1000 euro, il wholesale sarà 300, quindi i buyers compreranno a 300 euro questi prodotti, che poi saranno rivenduti nei vari negozi, quelli appunto diciamo i più importanti, che vendono appunto tante tante marche di alta moda, al prezzo di destino della boutique in questione. Ma Gucci, visto che si è accorta che tramite Alessandro Michele riusciva a vendere tutto facendo sold out quasi sempre, ha messo questo wholesale non all'un terzo del prodotto di boutique di listino, ma alla metà. Quindi il wholesale su una felpa da 1000 euro di Gucci sarà di 500 euro, quindi il buyer in questione comprerà un prodotto alla metà del prezzo di listino della boutique Gucci. Quindi spero di avervi chiarito un po' le idee, quindi spero che capiate che Gucci o Balenciaga o Fendi o quello che è su una felpa da 1000 euro non ne intasca 994, 996, 97 eccetera. Quindi questa grande azienda non è che ha un ricarico sopra altissimissimissimo, che 1000 euro ne intasca 997,99, ma ovviamente è un ricarico grande, non sarebbero aziende multimilionarie o miliardarie, ma comunque ci sono moltissime spese da pagare, quindi è un prezzo tra virgolette, tante virgolette, giustificato, sempre alto ma giustificato. Dunque spero questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirmi su Instagram, che c'è Andrea Ratti, che è attivo il giveaway della maglia Thrasher. Ci mettete un minuto, facilissimo, il vincitore sceglie la taglia. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella così non vi perdete i prossimi video, commentate dicendo quello che volete e niente, noi ci vediamo al prossimo video. I just had to let you know you're